Buongiorno ragazzi, benvenuti in pillole di Calisthenics. Oggi vediamo una variante di trazione alla sbarra che si utilizza davvero poco, ma che è assolutamente devastante, molto efficace per tirare sui livelli di forza in tirata a vari livelli, sia sul piano orizzontale sia per sviluppare anche tanto la forza in chiusura, tipica appunto della chiusura alla sbarra delle trazioni prone. Si tratta di fare un roll alla sbarra, cose già visto, occorre una tecnica di un certo tipo pena non riuscire a rollare, quindi andare in appoggio alla sbarra, ma poi l'esercizio prevede anche la fase di ritorno, quindi andarsi a srotolare in avanti e ritornare subito con il mento sopra la sbarra. Ecco, da questa angolazione si vede meglio, mantenere sempre le gambe incollate alla sbarra, man mano che si tira vedi i piedi si spostano sempre di più da questo lato destro, da questo quadrato. In questo modo la tirata sul piano orizzontale diventa piuttosto agevole. Una volta che ci troviamo in appoggio, ci srotoliamo in avanti e ritorniamo subito con il mento sopra la sbarra, andando a chiudere in hollow position, per poi ripetere. Ti assicuro che dopo 3-4 ripetizioni le tue braccia iniziano davvero a friggere. Bene, adesso che hai visto questa variante ti consiglio vivamente di inserirlo nelle tue routine, lo puoi utilizzare all'inizio come esercizio semplice, quindi serie per ripetizioni, oppure andare poi a costruire delle combo sopra dove vai poi a mixare trazioni di questo tipo, dip alla sbarra, muscle up e quant'altro, e così verrà fuori un cocktail davvero devastante. Bene, per questo video è tutto, corri a praticare questa variante, se c'è qualcosa che vuoi chiedermi fammelo sapere scritto qua sotto nei commenti, iscriviti al mio canale YouTube e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!